What's up? Ciao a tutti ragazzi, qui è Matte per Yonomod. Oggi andrò a recapitare la guerra che abbiamo fatto contro One Hive, che abbiamo vinto di una stella, come vedete. Avevamo in svantaggio di un TH10, loro ne avevano 12, mentre ne avevamo 11. Siamo andati bene su tutti i livelli, anche loro hanno fatto lo stesso. Sui Time 11 abbiamo fatto meglio noi, abbiamo fatto 4 su 7, mentre invece loro 4 su 8. Iniziamo subito a mostrare il replay. Time 10 ci hanno battuto, hanno fatto 4 Time 10, mentre invece noi ne abbiamo fatti 3, che comunque sono tanti in questo con questo breakdown. Su TH9 siamo andati bene entrambi, credo meglio noi, ma non ne sono sicuro, non ho visto il rate. E sui dip siamo andati meglio noi, infatti questo è quello che ci ha dato la vittoria, visto che loro avevano il 10 in più e hanno fatto anche un TH10 in più. Loro ne hanno failati 2, mentre invece noi siamo andati perfect, che è un'ottima cosa per noi, che raramente andiamo perfect sui dip. Come vedete qua fa un Archer Queen Walk, avvelena la regina avversaria, in questo modo evita di utilizzare una furia o l'abilità. E la regina entra nel villaggio, sta nel CC e mette un vidrago per togliere un po' di DPS alla regina, distruggendo il cannone. Inizia a girare l'inferno e con la abilità della regina si va a prendere il TH. Questo attacco è davvero spettacolare. Con il re va a prendere tutta questa parte in basso, visto che i due vidraghi avrebbero avuto difficoltà per via del volano. E in alto circonda la base con i baby draghi e il drago che aveva nel CC. Arriva ad un ottimo 66%. Prossimo attacco sul 4 fatto da me, l'ho fatto in due tentativi, il primo l'ho failato perché la mia regina è stupida e poi trabestro così gentile da prestare un attacco. Lo metto in peruno così vi posso spiegare il plan originario e come l'ho modificato. Qua metto il baby drago per prendere la torre arciere, però sfortunatamente non riesce. Nel primo attacco ci ero riuscito perché l'avevo combinato con una mongolfiera. Qua sono costretto a mettere un maghetto, comunque va bene. E il mio piano iniziale era di farla entrare qua, dove sto entrando adesso, e farlo uscire qua, sulla torre arciere, e poi farlo unire al push che avrei fatto di qua. Però poi decide di mettersi a spaccare un muro intorno a questo punto. Quindi decido di togliere il secondo layer di spaccamuro. In questo modo risparmiamo spazio e non cambiava nulla, visto che comunque avrebbe spaccato il muro. Qua esce il mastino in furia, visto che aveva più di due difese addosso. È riuscito senza problemi, grazie all'uso del minion e del due veleno, a distruggere tutto. Qua parto con il golem che tanca benissimo 4 difese e con i boulder che iniziano a prenderle. Il re qua per fare funnel per il main push. Infatti si andrà a prendere queste tre strutture in modo che le valchirie vadano verso il centro del villaggio. Qua ho fatto un errore perché avrei dovuto aspettare per partire con il push. In questo modo la regina avrebbe preso queste due torri stregone e queste valchirie sarebbero andate al centro, mentre invece non ho aspettato e quindi è stato un po' più difficile prendere il TH. Infatti ci hanno dovuto pensare i bowlers, però alla fine ci sono riusciti appunto. Qua attiva l'abilità della regina che si va a prendere l'arco X all'inferno e qua continua la sua volcata fino al 69%. Qua aspetto che muoia il bowler, ma tanto non avrebbe potuto fare molto.
passiamo ai 10x10. No, ecco qua. Attacco aggiustato, gli è andato un po' di fortuna, diciamo. Adesso vedrete. Parte con la regina, probabilmente si sarebbe voluto entrare a destra, a sinistra scusate, in alto, in modo da prendere l'inferno, però la regina gira e gli va anche meglio, anche se costretto a utilizzare la furia riesce a prendere entrambe le difese aeree, la regina e... no, non la regina, l'inferno volevo dire, e il massino va a seguire il re, quindi non viene poppato, non viene ucciso la regina e i pops non infastidiscono il Lalun. Parte con il Lalun, ha fatto abbastanza bene, a parte questa torre acera che viene lasciata indietro, però ci sta. Gelo, furia e scheletri per uccidere la regina. E qua manda una mongolfiera per distruggere la torre stregone, o perlomeno danneggiarla. Infatti ne manderà un'altra dopo. Mentre invece le mongolfiere vanno a chiudere sull'arco X, senza nessun problema. Una buona quantità di mongolfiere ancora in vita. Altro 10x10, il secondo su 3. Q-Walk fanellata da un maghetto con 10 spaccamuro che userà molto bene, adesso vedremo. Metti i primi tre per farle entrare in questo scomparto. Lui può avere accesso a queste torri arciere. È ancora più importante fare in modo che le mongolfiere possano targettare direttamente la torre inferno. Ecco, come vedete, infatti dopo le manderà infatti a 6 mongolfiere. Manda altri 3 spaccamuro per fare continuare la volcata della regina. E quindi il re si va a prendere questo scomparto per evitare che la regina esca e si allontani dalla regina avversaria. Esce il golem, ma esce dopo che la regina ha targettato la regina avversaria, quindi non è un problema. E ovviamente, essendo che attacco con i miners, gli conviene stanarlo, altrimenti il golem darà molto fastidio ai miners. Il re va a prendersi il TH e tante difese in basso. E qua parte con le sue mongolfiere. E i miners spammati in alto a sinistra. Aveva anche gli scheletri a terra, quindi a terra, quindi non il villaggio più facile di miners. La regina nel frattempo spacca il muro e va ad aiutare un po' che Myers, anche se adesso muore. E i guaritori vanno a curare i Myers adesso. E i Myers riescono senza problemi a chiudere il villaggio con un'altra, a supportarli da un'altra cura. E chiude con un'ottima quantità di Myers in vita. Adesso in attacco sul 16. Questo è stato l'ultimo 10x10 che abbiamo fatto. È stato quello che ci ha dato la vittoria. Infatti l'ha fatto tipo negli ultimi 10 minuti. E se non l'avesse fatto sarebbe finita 84-84. Ma avremmo comunque vinto per la percentuale, perché sui TH11 noi abbiamo fatto una percentuale molto maggiore. Regina fanellata da un maghetto. Si va a prendere queste prime difese e adesso girerà verso il basso. Un kill per 2.
la fa entrare nel villaggio, in modo che abbia accesso a questo loro inferno. Sta nel CC, così che la regina non debba ucciderlo mentre è sotto inferno. Manda un arciere che probabilmente l'avevo pensato per aiutare la regina, però se ne va sull'accampamento e parte con i miners, mentre la regina va a prendersi l'inferno. È la regina avversaria, credo. No, non se la va a prendere perché si sposta. E qua i miners, supportati da due curie, riescono, vedremo, senza problemi a prendere quello che rimane del villaggio. E vediamo le tre stelle che appaiono sullo schermo. Ok, adesso passiamo ai 9v9. Prossimo attacco sul 18. Era fresh, sì, tutti i replay che vi porto sui 9v9 sono fresh, come ho detto anche nei video passati. Spacca muro senza, non so se avesse fatto un test wall breaker, comunque era forse un po' rischioso se non l'avesse fatto. Il re con la regina si va a prendere la regina avversaria, qua molto calma a non attivare l'abilità della regina, che altrimenti avrebbe ucciso il mastino. Ecco, con il suo la luna riesce a chiudere il villaggio, fatto molto bene, supportato anche da 4 pozioni, quindi abbastanza facile chiudere un TH9 con un lagoon con 4 pozioni e un quarto di villaggio già andato, tra cui anche la regina. Tiene per 4. Qua vabbè, gli sgherri fanno uccide il mastino, ma comunque non è un problema, visto che è già l'attacco era praticamente finito. Prossimo attacco sul 21. Ok, questo attacco non ricordo, abbastanza è riuscito ad aggiustarlo da un errore che adesso vedrete. Archer Quill Walk. In questo modo si può walkare le due difese aeree. Lui avrebbe voluto prendere anche la regina, però adesso vedrete che Federale spacca muro. Infatti era abbastanza irrealistico riuscire a farli entrare senza che la torre estrema li uccidesse. Però comunque adesso vedrete come usa benissimo i suoi sgherri assieme alla luna. Questa mongolfiera per vedere che non ci fossero, e lo sgherro anche per vedere che non ci fossero bombe rosse. Manda le sue mongolfiere assieme ai mastini, veleno e furia sugli sgherri e la regina, in modo che riescano ad ucciderla senza problemi. E con una cura finale sulle mongolfiere riesce a chiudere il villaggio. Ricordo le capanine, ha costretto a metterci delle mongolfiere, però comunque un buon attacco. Prossimo attacco sul 23. Stoned Goboho, credo. Spacca muro uno di perfettamente, prima il tester e poi gli altri due. Sì, Goboho. Veleno su regina e CC. Furia e cura per i bowlers. Inizia con i suoi hogs mandati in maniera chirurgica. Oggi sono nicotomio. E qua becca un Tesla Farm che probabilmente non si aspettava, ma grazie alla cura riesce a prenderlo comunque e chiudere il villaggio.
anche perché aveva ancora i Bowlers e il Ray in vita, anche due golem, quindi forse portare tre golem non è stata la scelta migliore, ma comunque è riuscito a chiudere. Ok, prossimo attacco sul 25. Attacco particolare, adesso vedrete che usa un big pack. Manda i due golem, fanno la teoria dai maghetti, beccano Tesla che uccide i due maghetti. Ed eccolo là, il pecca. Probabilmente l'ha pensato visto che al posto di Bowlers, visto che non c'era, non avrebbero avuto tanta roba da fare, visto che c'erano due Island, cioè le difese erano due quadrati lontani dal muro, quindi i Bowlers non avrebbero potuto fare molto. E qua con i domatori curati riesce senza problemi a chiudere il villaggio e chiude con un bel po' di motore in vita. Tra l'altro questo villaggio aveva 4 Tesla all'angolo, quindi abbastanza particolare. Forse andò un po' leggero col clean up, però comunque riesce a chiudere senza troppi problemi visto che aveva fatto soltanto il push. Ok, per questo video è tutto, andatemi a seguire su Twitch, l'ho fatto la live e faccio le live delle nostre war più importanti, Savage Matte. Purtroppo su YouTube non si possono lasciare i link Twitch perché li bloccano, però andatemi a cercare, comunque potete trovare anche voi. Questo video è tutto, alla prossima.